Ah, il calcio mercato da Lazio. Il calcio mercato da Lazio. Ma io che ho fatto le male per meritarmi. Per meritarmi questo. Intanto sbammere gabelloni a tutti quanti. Dico subito che mi dispiace non aver portato più video di comunque di mercato Lazio, comunque a 360 gradi come facevo prima, come ho fatto ecco, l'ultima volta, ad esempio, se mi ricordo male, mi sa era forse il pre-stagione, insomma, quando insomma la Lazio è variata seconda l'anno scorso. Quindi pre-stagione mi ricordo ho fatto comunque per comunque erano comunque video riguardanti a Romagnoli, Casale, Marcos Antonio, insomma, giocatori comunque sono venuti così. L'ultima volta ho fatto con Kamada, che era solo, l'ho fatto con Zakarian, che poi insomma sono stati giocatori che insomma se ne sono andati poi in Spagna, quindi comunque diciamo non sono un Di Marzio. Non sono un Fabrizio Romano, lo vorrei essere per la Lazio, assolutamente. Però, cara Lazio, il calciomercato diciamo che non è proprio lineare. Perché si fanno 747 nomi e poi se ne prende uno. O comunque, anzi, il peggio, comunque, o il peggio del peggio, che se ne prende manco uno. Del tipo che fa più, ecco, fa più calciomercato Ermonza che noi. Fa più calciomercato il Padova che noi. Il Verona che sta a vendere tutti, che sta in crisi, fa più calciomercato di noi. E te mi dirai, vabbè, grazie, quelli stanno a vendere, vendi, quello che incassi vai a prendere, capito? Ma io dico, no, se lo fa il Verona che sta in crisi, quello che vi pare, perché noi non famo mercato? Perché noi non dici, oh, andiamo sappiamo giocatore, andiamo sappiamo giocatore comunque di livello che può andare a svoltare. Ecco, se parlo di ecco, Rafa Silva, Bernardeschi, Cambiaghi, Neuhaus, Wiffer, qui, là, de su e giù, tutti i nomi del mondo, tutti i nomi del mondo, ma zero. Zero. Mo se hai detto adesso di Cambiaghi, Cambiaghi offerta da quasi 9 milioni a 8-9 milioni all'Atalanta, Atalanta ha rifiutati, Atalanta pigiò di suo, vale ogni volta i sordoni, carne secchi, pure me lo ricordo, 20 brande. Mo per carità sta a far titolare, Musso comunque è il primo, ma ecco, se mi sbaglio forse Musso sta infortunato, non lo so che c'ha, però comunque carne secchi sta a giocare, ma non mi sembra un giocatore che vale 20 milioni, poi per carità di Dio, gran prospetto. Cambia chi stessa cosa, cambia chi sta in prestito all'Empoli, cambia chi sta in prestito all'Empoli, gran talento, buon giocatore, buone movenze, giocabilità, comunque è un gran talento, ha buon potenziale, con l'Empoli comunque è un giocatore che comunque insieme a Baldanzi, Fazzini, anche sempre in ottica Lazio, comunque è un giocatore che trascina, veloce, comunque è un giocatore che davanti, se non mi ricordo male, solamente lui e Caputo segnano, perché per adesso non mi sembra che chissà quanti segno nell'Empoli. Però, ecco, insieme a lui, ecco, parlo di Bernardeschi, prezzo di 6 mesi, insomma, poi ecco, come l'hanno raccontato, come hanno raccontato Bernardeschi sul fatto che può tornare alla Lazio per riprendersi la convocazione con Spalletti, insomma, sta cosa non mi piace proprio tanto, perché, cioè, tu vieni per venire alla Lazio, non è che vieni per fare la comparsa e per farti vedere a Spalletti, cioè, ne esiste. E ho detto per adesso questo perché comunque si è parlato di Pedro e Felipe che a fine stagione possono andare via. Felipe in ottica Juve, Pedro forse un ritorno in Spagna. Anche se comunque c'è stato comunque che il rinnovo fino al 2025 di un altro anno di Pedro, però a quanto pare. Non sembra comunque convincere, non sembra convincere la società, soprattutto dal fatto comunque di prestazioni, nel senso che comunque anche per lui l'età avanza, cioè va più di 37, 38 anni adesso non mi ricordo, però comunque è sempre Pedro, cioè non è che si è parlato di uno a caso, anzi io farei tipo che metterei Pedro e darei via Felipe.
Ad esempio, perché Pedro è sempre Pedro, comunque a livello di spogliatoio come Reina era importante. No, ad esempio. Però comunque poi sarò strano io. E qui ho detto, si fa tutti questi nomi qui, da là, ha detto Neus pure, nome importante. Del Borussia, del Gladbach. Neus, prestito 12, 12, 13 milioni, quello che era, insomma. Prestito col diritto, niente, fine, arriva lì, il Gladbach, conferenza stampa dell'allenatore, dice Neus rimane qua, ma pure grazie perché comunque Neus come giocatore è forte forte, io già lo conoscevo, come Rafa stessa cosa, penso anche Rafa, ok che sta in scadenza, non rinnova col Benfica, ma lo vuole il Milan ad esempio, lo vuole il Milan. A Lazio per prenderlo devi anticipare, ma anticipare vuol dire che ti può far capire che lo vuoi a tutti i costi. A tutti i costi. Perché sennò arriva al Milan, 3 secondi e o via. Quindi, non lo so. Ripeto, se si riesce casomai per la prossima stagione, in ottica futura, con Cambiaghi, che sarà la prima offerta di questo mercato di gennaio. Sono anche contento perché comunque è un giocatore che può crescere, non sa, può diventare comunque un buon giocatore, può diventare un buon giocatore, può diventare un buon prospetto. Però devi prendere giocatori comunque che ti servono pure adesso. Che ti servono anche adesso. Ad esempio, Kamada e Basic. Basic se n'è andato. Kamada è quello che è. Prendi casomai un altro centrocampista, un'altra mezzala. Che può alternare con Guendo, Vesino e Luis Alberto. Prendi un'altra mezzala. No? Perché Basic l'hai venduto. Prendi un'altra mezzala, poi se ne riparla. Perché Kamada, casomai, fine anno se ne può andare. Non si può sapere. Prendi un'altra mezzala e comunque lo alterni, lo fai giocare. Detto, stessa cosa pure col terzino, secondo me, fine stagione. Cerca l'anticipato e cerca di trattare qualcuno per. Avanti, ad esempio Valeri si parla adesso del Monza, pare che non ce va. Ma Valeri vattela a prendere. Valeri terzino sinistro, ci avresti Pellegrini e Valeri per i prossimi 10 anni. La stessa cosa col terzino destro, perché pure a destra c'è Marusic e Lazzari. Per carità, Lazzari gli voglio un bene nel mondo, Marusic molto di meno, perché ultime 2 stagioni veramente male. O comunque in generale. Non è più quello di una volta. Isai, cioè, devi essere una squadra che c'ha, deve avere programmazione. O comunque devi fare colpi così, come Guendo, come Vesino, colpi che c'ha, cioè, giocatori che c'hanno carattere, che c'hanno voglia di vincere, che c'hanno quella mentalità importante. Questi devi prendere. Questi. Non te chiedo di prendere. La Lazio non chiede i tifo no, noi tifosi, noi laziali, non chiediamo all'Udito di prendere, comunque anche a Fabiani, di prendere giocatori del calibro di Kimmich, Haaland, Mbappé, cazzi e mazzi, no. Giocatori che servono a Sarri. Fine stagione, come penso ho detto nei scorsi video anche, se non mi sbaglio. Gente come ecco, Fazzini dell'Empoli, ad esempio, riparlando dell'Empoli, che ha tanti giocatori giovani importanti. Fazzini, vattela a prendere. Per il futuro ci avresti Fazzini Rovella che, metti caso che te esplodono, diventano dei giocatori fenomenali. Perché poi Sarri ha detto vuole giocatori italiani. L'ha detto lui. Quindi se tu gli dai giocatori a Sarri, vedi che i risultati arrivano. Vedi che i risultati arrivano. Quindi ho detto 300 nomi ogni volta, ma il fatto è sempre quello, che servono giocatori utili alla squadra e a Sarri, al modo di giocare di Sarri. No, ste cose, Bernardeschi, no, per farsi rivedere da Spalletti alla nazionale, ma sti cazzi, vattene un'altra parte, vattene alla Juve, che te lo dico? Vattene un'altra parte, vattene a Napoli, che ne so. Cioè, veramente, io queste cose ne capisco.
detto, cambiai, l'unica offerta, l'Atalanta vuole di più. E adesso non lo so poi quello che sarà a fine mercato, ma adesso come adesso servono giocatori che ti serviranno poi per tutto, anche in futuro. Prestito dei 6 mesi, Bernardeschi, che è? Ma che è? Detto, regà, ecco, qua sta pure a bollire l'acqua, devo pure mettere la pasta che sto a pranzare. Regà, spero di avervi fatto un punto, diciamo, ho provato un po' a farvi un punto della situazione, ma detto, col calcio mercato della Lazio è un po' difficile, è un po' così. Ah, a proposito, sta parlando anche di rinnovi di Zaccagni e Romagnoli a Lazio, e sarebbero due rinnovi molto importanti, molto molto importanti. Quindi vediamo bene anche questi rinnovi e nulla, regà. Detto, io ho fatto il punto e nulla, regà. Spero, come sempre, di avervi fatto un, come si dice, un riassunto chiaro della situazione. E niente, ci vediamo a fine... Se vediamo a fine mercato, tanto non prenderemo mai un cazzo bella lì, perché tanto è così. E niente, raga, sempre comunque forza Lazio, e se ne va alla prossima. Bella.